Buonasera a tutti, benvenuti nella cucina di Passione Sincera. Aspettiamo un attimino. Stasera andremo a preparare una salsa, la besciamella, una delle più rinomate salse madre e viene utilizzata come condimento per le lasagne, per la pasta al forno, per i cannelloni e per tantissime altre ricette. Quindi andremo a fare una ricetta che servirà tantissimo in cucina. Infatti si chiama proprio salsa madre. Ho scelto questa salsa perché domani è la Befana, è l'ultima praticamente un po' giornata di queste feste natalizie e io alla Befana cucino sempre le lasagne al sugo, al forno. Quindi l'elemento che mi serve è proprio questa salsa meravigliosa che accompagna questa pasta fatta a mano al forno meravigliosa. Quindi vediamo come si fa questa salsa besciamella. Intanto vengo un attimo a salutarvi, a vedere chi c'è. Allora, vediamo. Ah, mamma mia, quanti siete! Ok, perfetto. Allora, vediamo cosa mi chiedete. Ok, allora, per prima cosa è una salsa molto semplice, si fa molto velocemente, però bisogna avere qualche piccolo accorgimento. E comunque, come vi dicevo, è molto importante farla in casa perché comunque verrà comodissima per tantissime ricette. Quindi iniziamo con gli ingredienti. Gli ingredienti sono il latte, il burro, la farina setacciata, il sale. Per chi vuole la noce, eccola qua, ve la faccio vedere, moscata, per chi vuole, perché ci sono persone che comunque hanno un gusto un po' forte, io in effetti per tante ricette non la metto, dipende un po', comunque basta metterne poco così non prevale molto il suo profumo che è un po' forte. Dopodiché anche un pizzico di pepe se vogliamo, questi qui sono un po' facoltativi, comunque di base serve il latte, la farina setacciata, mi raccomando, il burro e il sale. Poi se vogliamo a piacere aggiungiamo il pepe e la noce moscata. Quindi iniziamo, ci siete? Io ci sono, voi ci siete? È un po' tardino, ma tanto si deve stare a casa, quindi ho pensato, io devo iniziare poi le mie lasagne, quindi l'ora è perfetta per me. Quindi, allora, iniziamo per prima cosa a mettere a bollire il latte. Poi comunque vi specifico bene tutti gli ingredienti, quindi andremo a mettere il latte a scaldare. Ok, accendiamo i fuochi. Mi vedete bene? Stavo accendendo quello sotto. Stavo accendendo quello sotto, vabbè. Allora, vediamo se intanto mi vedete. Vediamo chi c'è. Marina, ciao Marina! Ciao Massimo, beh siete in tanti, ciao Sergio. Ok, allora andiamo a scaldare il latte per prima cosa e nel frattempo andiamo a sciogliere il nostro burro in un altro pentolino. Quindi mettiamo il burro e andiamo a sciogliere questo qua, mentre, adesso non sbaglio, sono monella io con i fuochi, infatti vedete? Ah, ok, fuoco basso, anche questo, ok, talmente basso che l'ho spento, ok, ok, quindi andiamo a sciogliere a fuoco basso il burro. Poi abbiamo a portata di mano una frusta. Domani è la giornata delle Befane, ci sono tanti dolcetti in arrivo. Io infatti stasera preparerò un dolce un po' particolare, un po' magico per Sara. Poi vediamo se riuscirò a fare anche la ricetta di questo. È un po' la prima volta che lo faccio, perché di solito faccio altri dolcetti, oltre vabbè, a tutte le cosine che trova nella calza. Ci sarà un po' di tutto, ma devo fare piano perché sennò mi sente. Allora, sciogliamo il latte, il burro, ok, prendiamo un piattino,
così appoggiamo. Logicamente, quando fate le vostre ricette, preparatevi sempre gli ingredienti. Un consiglio che vi do: le dosate in modo tale che avrete tutto sempre a portata di mano e avrete tutto bene disposto in linea, così non vi potete sbagliare e la vostra ricetta sarà perfetta. Ok, sciogliamo molto bene. Il nostro burro, intanto il latte si sta scaldando, intanto vengo un secondo da voi. Vediamo chi c'ha: Paolo, Guglielmo e quanta gente, che carini che siete, grazie. Ho fatto l'altro giorno in diretta in un'altra cucina le cipolline, hanno avuto un successo fotonico, l'avranno viste, siamo quasi, stiamo arrivando ai 10.000 persone. Allora, quindi abbiamo scaldato il nostro burro, fatto sciogliere, vedete è proprio sciolto, eh? Voi lo sapete come è sciolto il burro, eh? Lo avrete fatto tante volte. Dopodiché adesso è un elemento molto, è un punto molto importante. Intanto il latte, ancora un pochettino, andiamo a inserire nel burro sciolto la nostra farina setacciata. Setacciata perché? In modo tale che non farà grumi. Mettiamo caso, voi nelle prime volte vedete che si formerà qualche grumo, poi ci prenderete sempre più la mano, non c'è problema, andrete poi magari a passarla, niente di che, dovrete passarla un pochettino, spingere un pochettino nel passino in modo tale che vi viene perfetta. Però vi verrà bene sicuramente magari anche alla prima, però non si sa mai. Quindi adesso andiamo a inserire la nostra farina nel burro caldo. Mi raccomando, girate, togliamo dal fuoco un attimino e girate subito in maniera veloce. Ok, e andiamo a girare in modo tale da fare una roux. Questa roux è molto utile perché viene bene anche per altre ricette, per addensare, per fare altre tante altre ricette. Quindi andiamo a fare perfetta questa roux. Io ve la volevo fare un attimo vedere, vedete? Perfetto, non deve avere grumi, questa non ce l'ha, perché girate velocemente, la togliamo un attimino dal fuoco. Fatta questa operazione, il latte si è scaldato, prendiamo le nostre presine, lo mettiamo così lavoriamo meglio qua, cerchiamo di fare sempre tutto in maniera molto precisa, ordinata e pulita. Molto bene, a questo punto andiamo a mettere il burro che avevamo sciolto insieme alla farina di nuovo nel fuoco e andiamo piano piano ad inserire il latte caldo. Però direi che il pentolino sarebbe meglio utilizzare questo qua, che è un po' più grande, perché almeno lavoriamo meglio. Io ora ho invertito i pentolini. Ma non c'è problema, andiamo a farlo nel pentolino un po' più grande, così lavoriamo meglio. Quindi andiamo a inserire il nostro latte. Perfetto. Ok, puliamo un secondo qua che è caduto un po' di latte poco. Molto bene, e andiamo subito a girare, molto importante, dovete sempre girare. Ok, dopodiché andremo ad inserire il sale, il pepe se vogliamo e la noce moscata. Accendiamo leggermente di più, vediamo cosa mi dite. Vediamo, sono qua.
Franco, Sandro, grazie. Sì, ogni tanto vengo a vedere, però non devo perdere d'occhio la mia ricetta. Allora, porteremo questo latte ad ebollizione. Logicamente non deve uscire, eh? Mi raccomando, fate attenzione. Ok. Le avete preparate le calze per domani? Se non lo avete fatto, preparatele, potete metterci quello che volete, tutto quello che trovate in casa. Boh, dalla frutta secca, fate qualche scherzetto. Io li faccio sempre, ve lo dico, l'avete capito, eh? Ok, adesso aggiungiamo il sale, perché se no non sa di poco. Ok, molto bene. Se vogliamo un po' di noce moscata. Perfetto. Sta già venendo, perfetta. Logicamente dovete aspettare un pochettino, eh? Poi, in base agli usi che ne dovete fare, la potete realizzare o un po' più densa o un po' più liquida in base a come dovete voi giostrarvela. Se dovete farla per una lasagna e la dovete mettere insieme a un sugo, vedete un po' voi se vi piace un po' più densa o un po' più liquida. Dipende un po' dalla ricetta che andrete a fare. Io la mia ricetta, come la faccio io, viene in pochissimo, 4-3 minuti nemmeno. Infatti, vedete che già adesso ve la faccio vedere. Perché poi io ho queste bacchette che vanno veloci, che sarebbero le mie braccette. Io questa qua la facevo che ero una ragazzina e praticamente ho un po' incominciato a fare le ricette con questa besciamella, se vogliamo. Perché comunque mi piaceva da morire la pasta fatta in casa, come avrete capito, e quindi è di base farla besciamella. Ora volevo farvi proprio vedere la mia velocità di questa salsa nel farla, perché a volte voi non l'avete a casa e dite: oddio, come faccio? La devo comprare fatta. Ma no, guardate un po' già, guardate già com'è, è già quasi perfetta, quindi logicamente la facciamo cuocere un pochettino perché sennò si sente un po' il gusto della farina e questo non va assolutamente bene. Quindi, anche se vedete che già un po' ha raggiunto già un po' la densità, un po' bisogna farla cuocere perché sennò poi si sentirà un po' questo gusto che non va per niente bene. Abbassiamo un pochettino, appena appena. Poi dovrò fare la foto e metterla nel blog, quindi poi devo correre, correre e fare la foto, perché poi io comunque mi faccio tutto da sola, l'avrete capito. Non è che uso un fotografo, uso le cose di casa mia. Quindi quando voi mi vedete e vedete tutte le foto, non fate altro che vedere le mie porcellane, le mie tovaglie, un po' tutto quello che ho a casa. Raccontatemi un po', cosa avete qualcosa da dirmi? Ciao Simonessa. Aspettate che è caduta la nostra. Frusta, che brava che sei. Ma grazie, troppo gentili. Io vi saluto tutti, sempre calorosamente. Lo faccio sempre, ho risposto quasi a tutti i messaggi che ho ricevuto perché mi avete riempito di auguri. Sto guardando da due parti perché sto facendo due dirette contemporaneamente. Nell'altra mi si vedrà un po' magari, boh, spero bene. Ecco qua, aspettiamo ancora qualche minuto ed è pronta. No, perché è andata via? È andata via la diretta! Aiuto, come mai? Aspettate che vediamo. Era andata via la diretta dall'altro telefono. Era andata via la diretta dall'altro telefono, non so perché. Mannaggia. Allora, ci siamo quasi.
Allora, vediamo, vi ho perso, non so come mai è andata via la diretta. A un certo punto non ho più visto nessuno. Ci sarà stato non so che cosa. Che brutto, stavo dicendo che ormai è quasi finita e da questo telefono non ho più visto nessuno. Ok. Ecco qua, la nostra besciamella è pronta. Ora ve la faccio vedere. Guardate un po'. Si vede? Ora se riesco vengo lì, senza combinare guai. Perché già si è spento il telefono. Cioè, ma è sonnellata veramente, eh? Nel pieno della diretta il telefono decide di, boom, sparire. Allora, vi volevo fare vedere la nostra besciamella, senza nemmeno un grumo. Ecco qua, vediamo se la vediamo anche qua. Vedete? Liscia come non mai. Allora, la nostra besciamel l'abbiamo preparata, perfetta, potrei assaggiarla, cosa dite? Ma sì, assaggiamola, aspettate. Arrivo, eh? C'è chi alle 10 prende, cosa ne so, il caffè, il dolcetto, e passione sincera, assaggia la besciamella. Aspettate perché non mi voglio bruciare, un momento. Vedete com'è densa? Sembra un budino, eh? Perfetta, buonissima. È perfetta. Si sente bene poco poco il burro, il sale è giusto, il pepe è proprio un pizzico e la noce moscata quanto basta. È perfetta e densa alla, proprio nella maniera giusta. Io ne assaggerei ancora un po', ma non posso perché poi devo metterla nel sugo di carne. Quindi adesso la andrò a mettere in una bella ciotola e un ingrediente della ricetta che andrò a preparare tra un po', cioè le lasagne, è pronto. Cosa mi resta che dirvi? Buonanotte, buona Befana per domani, preparate tante belle ricette, se avete voglia preparate anche le mie. E taggatemi e seguite Passione Sincera, mi raccomando, aspettate che vengo a salutarvi. Mamma, quanti che ci sono anche di qua. Ciao, io saluto Ivo, saluto Giuseppe, saluto, quanti siete, Edoardo. Ma allora, beh, siete tantissimi, cosa dirvi? Io vi ringrazio, la besciamella l'abbiamo fatta, che è una salsa, come vi ho detto, che viene bene per tantissime ricette. Le più che conosciamo tutti sono la pasta al forno, le lasagne, i cannelloni e comunque anche la pasta semplicissima che comunque avete voglia magari di avanzato del sugo, ci aggiungete un po' di besciamella, la fate gratinare in forno e diventa un primo eccellente. Io con questa ricetta vi saluto, vi abbraccio tutti e vi aspetto la prossima volta. Io ci sono, voi ci siete? Ciao! Allora, vediamo, via. E dovrei spegnere il telefono. Vediamo. Ok. Sara, non so cosa è successo. È andata via la diretta mentre la facevo. Eh? Quindi cosa? Si è interrotta la diretta. Quella di prima. Non so cosa sia successo.